Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Allora, innanzitutto è doveroso fare i complimenti a Brescia perché ha giocato dal mio punto di vista una partita di spessore, dimostrando tutte le proprie qualità e soprattutto mettendoci in difficoltà, mettendoci grossa pressione per tutto l'arco dei 40 minuti e sfruttando, come avevo già detto ieri nel prepartita, le proprie qualità, la profondità, la fisicità. Sapevamo questo, lo sapevamo prima di Brescia, lo sapremo per il resto del nostro campionato. È chiaro che quando giocheremo con squadre di questa fascia sarà sempre così, ecco, quindi non è immaginabile rimanere sorpresi e bisogna arrivare pronti. Noi oggi onestamente non lo siamo stati, perché al di là della sconfitta che ci può stare, nel senso che bisogna anche riconoscere il valore degli altri e la prestazione degli altri, e è chiaro, dovevamo essere più bravi, perché proprio avendo un gap da colmare in tante situazioni bisogna essere più concentrati, più attenti, bisogna essere più performanti, ecco. E oggi noi non lo siamo stati, e quindi analizzeremo questa partita come sempre, con debole vittorie, e dobbiamo capire che contro squadre di questa fascia dobbiamo essere diversi, ecco. Perché l'alternativa sarebbe accettare di giocarci partite con le squadre della nostra fascia e dare su tutte quelle di squadre al di sopra della nostra, ecco. Ma è un'idea che personalmente non voglio neanche prendere in considerazione. Sono convinto che anche la società la pensi come me, e quindi adesso è un aspetto che condivideremo con la squadra, perché è chiaro che poi durante le partite individualmente bisogna produrre, e oggi noi non lo siamo stati, ecco. Quindi se dopo Roma mi ero preso le mie responsabilità, oggi dico che a livello individuale in troppe situazioni non abbiamo fatto quello che avevamo preparato e non siamo arrivati pronti come avremmo dovuto. Prego. Cos'è mancato anche forse oggi? Ma ripeto, è mancata innanzitutto l'energia diffusa nell'arco di 40 minuti, perché in alcuni momenti siamo stati bravi, ma la sensazione che ho avuto che è stata più sono stati più momenti di reazione, più momenti che venivano dalla pancia, però mai in maniera lucida. Invece queste partite qui vanno affrontate in maniera completamente diversa. Queste partite non le vinci con le folate, non le vinci con due o tre momenti di energia, e le vinci con la testa in partita per 40 minuti, facendo le cose semplici, difendendo, perché abbiamo subito 88 punti, quindi, ripeto, diventa difficile. Ieri avevo parlato di statistiche, avevo detto che era una squadra che segna 85 punti di media e che nelle sconfitte ne segnava sotto di 77, ecco. Quindi il target che ci eravamo dati nello spogliatoio era di 75 punti, ne abbiamo segnati 74, magari parliamo di una partita diversa. Più chiaro, sono cifre, però poi le statistiche nel nostro sport sono molto importanti, e quindi dobbiamo lavorare. C'erano delle situazioni che abbiamo fatto bene anche per colmare qualche gap fisico, altre situazioni però dove siamo stati veramente distratti, ecco. Cioè, ci sono stati troppi episodi in cui eravamo distratti, e allora, visto che lavoriamo tutta la settimana per una performance di 40 minuti, personalmente non accetto distrazioni nell'arco di 40 minuti. Poi, se l'avversario è più bravo di noi, gli stringiamo la mano come abbiamo fatto, però non mi piace l'idea di regalare neanche un canestro agli avversari. Mario? Ok, sotto canestro magari è mancato qualcosa, sì, niente, bisognerà lavorare.
Sì, ma non è un problema, tanto, cioè, oggi non sono qui per puntare il dito su nessuno, così come non nomino quando vinciamo le buone prestazioni, non voglio, tanto io penso sempre che la gente ha gli occhi per guardare, poi anche chi non è un allenatore vede la partita, quindi non ho bisogno di soffermare e di fare situazioni perché, ripeto, il nostro obiettivo è migliorare come squadra, della performance individuale conta relativamente poco, è importante che miglioriamo. Oggi a livello di squadra non siamo stati bravi, è chiaro che all'interno della performance di squadra c'è stato qualcuno che ha giocato al di sotto delle proprie possibilità, magari qualcuno che in questo momento non realizza, ma poi sono sicuro che martedì quando ci rivedremo saranno i primi a riconoscere l'errore, anche perché poi il vantaggio è che riguardando la partita noi in ogni situazione decidiamo cosa fare, quindi è anche più facile per me analizzare la partita stessa, perché se dico di toccare il muro e tocchiamo la parete opposta, l'errore si commenta da solo, non ho neanche bisogno di farlo vedere, ecco, oppure meglio ancora, le immagini sono più forti e più efficaci di qualsiasi mia parola. Fabio? Sì, è vero quello che dicevi rispetto, si è avuta la sensazione che c'è una squadra sempre di rincorsa e una squadra un po' più in controllo, ma sul tempo. Però nel primo tempo, soprattutto ha preso 22 rimbalzi, nel secondo tempo, in cui addirittura 10 in attacco, nel secondo tempo sta subito proprio con la stessa voce. Distrazione o è così scontato anche a livello di intensità? Ma ripeto, siamo andati a strappi, quindi la stessa voce fatta bene in alcuni momenti, male in un'altra. E questo lavoro è qualcosa su cui lavorare, perché i rimbalzi, l'intensità, la pressione sulla palla, ma anche la qualità di alcuni attacchi, sono stati tutti fatti come dire, ad intermittenza, ecco, quindi all'interno della stessa partita la stessa cosa è stata fatta bene e male, oppure bene e terribilmente male, ecco. E allora credo che la risposta spesso sia la testa, ecco. Per questo non ripeto, non possiamo non esserci con la testa, perché siamo pagati per questo, ci alleniamo per questo, e in 40 minuti posso sbagliare un tiro, ma non posso distrarmi. Qualcos'altro? Posso così? Fabio, sì, vai. So che la domanda ha un filo scopo, hai qualcosa da dire in merito a decisioni arbitrali? Così vari? No, no, nella maniera più assoluta, ecco. Io alleno la fortitudo e soprattutto quando ho in mente almeno 30-40 errori gravi, per cui anche se ci sono stati dei fischi sbagliati, premesso che ce ne siano stati, sicuramente hanno inciso meno dei nostri 40 errori, ecco. L'ultimo direi con Massimo. Una delle prime cose su cui ti soffermerai martedì è che la squadra ha smesso fin da subito di cercarsi, e questa è una delle prime cose, sì, che farei notare. Sì, credo che sia una domanda molto acuta, nel senso che ho parlato prima dell'aspetto difensivo, però dal punto di vista offensivo dobbiamo capire che contro squadre che ti tolgono le prime opzioni, che ti mettono le mani addosso, che hanno la fisicità per farlo, bisogna avere pazienza, bisogna muovere il pallone, bisogna ribaltare il lato, bisogna giocare di squadra. Noi oggi lo abbiamo fatto poco, quindi se difensivamente è spesso una questione di concentrazione, di regole, di ricordarsi, in attacco dobbiamo capire che dobbiamo fare quello che la partita ci indica. E quindi anche a costo in alcuni momenti di fare 3-4 canestri in meno dal punto di vista individuale, se la cosa giusta è passare la palla a Tedeschi, devo passare la palla a Tedeschi.
Chiusura eccellente. Sì, tesserato Tedeschi. Che all'epoca faceva anche il canestro. Post è di formazione. È di italiana. Prego, coach. Ok. Parto parlando di un argomento che non è tecnico, ovviamente è il ringraziamento per l'accoglienza ricevuta. È ovviamente ogni volta che vengo, sia da spettatore, da giocatore, da ex giocatore, da allenatore, sembra una roba da pelle d'oca qui. Quindi grazie, portate il ringraziamento al palazzo, non sono soltanto ai ragazzi della Fossa, ma tutto al palazzo, perché è la conferma che ho fatto bene, ma ho ricevuto anche tantissimo in quei due anni qui a Bologna. Abbiamo giocato una partita molto solida, a tratti anche bella pallacanestro, però siamo stati molto solidi per tutti i 40 minuti. Avevo chiesto nelle ultime due settimane di ridurre drasticamente il numero delle palle perse, che era quello che ci avrebbe permesso poi di giocare un certo tipo di attacco a determinati ritmi, diciamo che sono stato accontentato, perché con soltanto 8 palle perse siamo riusciti a gestire l'attacco, al di là di canestri anche difficili che abbiamo fatti, abbiamo gestito l'attacco a ritmi per noi, per le nostre caratteristiche, più congeniali. Contento anche dei primi due quarti, anche se avevamo concesso troppi extra possessi, soprattutto credo 9 o 10 rimbalzi d'attacco i primi due quarti. Invece, mantenendo lo stesso numero di non palle perse e controllando i rimbalzi, credo che ci ha permesso, è un'altra delle caratteristiche di questa sera, un'altra delle situazioni di questa sera che ci ha permesso di giocare ai ritmi a noi più congeniali. Non è facile vincere qui, non è facile vincere fuori casa nel campionato italiano, però direi che i ragazzi a due sconfitte hanno reagito nella maniera migliore possibile. La reazione di stasera, la partita di questa sera a livello di solidità va al di là dell'aspetto tecnico, che comunque è stato molto soddisfacente. Prego, se ci sono domande. Buonasera coach, volevo chiederle, forse stasera una Fiorentina, perché partite il controllo del ritmo è stato veramente importante, soprattutto Vitali ha dato l'impressione di avere veramente in mano le chiavi della squadra, proprio il ritmo stesso in cui hanno stati. Credo che tutti i giocatori abbiano fatto una partita eccezionale nel rispettare il piano partita, tenendo presente che Tyler Kane non doveva giocare questa sera, arrivato in auto prima della partita perché veniva da due giorni di febbre, quindi sapevamo benissimo che avevamo anche le rotazioni, soprattutto nei lunghi un po' più corti, quindi dovevamo giocare situazioni che coinvolgevano i nostri lunghi in una determinata maniera. Quindi credo che tutti hanno rispettato il piano partita, ovviamente i playmaker che erano quelli, a cominciare da Luca, che dovevano gestire le situazioni in cui erano coinvolti i nostri lunghi, sono stati bravissimi, però anche tutti gli altri ragazzi hanno capito come utilizzare le situazioni in cui i nostri lunghi erano coinvolti e ovviamente coinvolti anche difensivamente i lunghi della Fortitudo. Prego. Buonasera coach, vittoria importantissima anche a campionato. Cosa sente questa squadra in questo momento? Tanta stanchezza sicuramente, perché ovviamente ruotare in pochi giocatori, con il fatto che Kane non poteva giocare adesso ci aspetta un viaggio di un giorno per arrivare a Kazan, ritorniamo giovedì e partiamo domani notte, quindi però è una squadra che mi sta sorprendendo molto per la gestione in campo e anche fuori dal campo. Una squadra fatta da giocatori, alcuni anche se sono nuovi per il campionato italiano, da dei gran professionisti, e questo rende tutto più facile anche a lavorare, perché ovviamente quando giochi ogni 48 ore o poco più ci sono dei tempi molto ridotti sugli aggiustamenti da fare, sulle variazioni che dobbiamo fare per ogni partita. Invece una squadra che anche solo per mezz'ora, per esempio noi domani lavoriamo per 45-50 minuti e i ragazzi vengono con la voglia come il primo giorno del training camp, per cui ripeto,
cioè, da parte mia c'è grosso orgoglio di poter allenare gente che veramente sta sul pezzo sempre, quindi questo aiuta il mio lavoro e poi dopo quando arrivano le vittorie c'è anche più soddisfazione per i ragazzi. Grazie. Prego. Altre cose? Volevo chiedere la pintana come al solito, la pinta, ma si inizia anche a mettere Io credo che ogni giocatore ha un ruolo ben preciso all'interno di questa squadra, lo sanno benissimo, sanno chi sono i giocatori più esperti, sanno chi sono i giocatori che devono uscire dalla panchina e cosa io chiedo. Qualche volta ci si riesce, altre volte no, però come anche quando la Quintana qualche partita ha giocato sottotono, è un giocatore che si è sempre fatto trovare pronto. Ripeto, tutti i giocatori, chi gioca di più e chi gioca di meno, sanno il ruolo in questa squadra. Quindi questa è la differenza da quando si parla di una squadra o di una banda. La nostra è una squadra, poi si potrà vincere o si potrà perdere, però la nostra è una squadra. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.